e rappresentanti di quasi tutte le forze politiche. Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo del carburante davvero ingiustificato, lo dice il ministro Cingolani, che insiste si tratta di una colossale truffa a spese dei cittadini e delle imprese. I consumatori chiedono al governo un decreto per congelare i prezzi. Il rincaro dei carburanti per il ministro Cingolani è ingiustificato. Non esiste, secondo il ministro della transizione ecologica, una motivazione tecnica che giustifichi questi rialzi. Per Cingolani è una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini. Il Codacons ha presentato un esposto a 104 procure della Repubblica e all'antitrust per indagare sulla ragione dei rincari. A suo utenti chiede al governo di varare un decreto per fermare le speculazioni sui carburanti. La denuncia di Cingolani fa chiarezza, dice Bernini, Forza Italia. Ora serve un decreto che fermi questa operazione, che rischia di mettere in ginocchio l'autotrasporto e interi comparti produttivi. Un'impresa e Confartigianato prevedono una corsa dell'inflazione che a giugno arriverà all'8%, con una riduzione di 26 miliardi di consumi e la diminuzione di 43 miliardi di prodotto interno lordo.